giusto? Sì, sicuramente abbiamo messo in difficoltà, adesso non siamo, sicuramente non possiamo dire di essere felici, purtroppo per noi la stagione è finita, quindi in questo momento c'è molta amarezza, però la nostra stagione l'abbiamo fatta al meglio e abbiamo dimostrato fino all'ultimo di poter mettere in difficoltà ottime squadre come quella dell'Imoco, quindi siamo lo stesso soddisfatti. Speravamo di riuscire a dare qualcosina in più oggi. Purtroppo il primo set ci ha un po' messo in crisi, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di chiudere il set e invece non abbiamo avuto quel cinismo forse per chiuderlo, e questo ci ha un po' penalizzato poi nei set successivi. Però insomma adesso c'è un po' di rabbia, tristezza, amarezza, e quindi non si riescono a dire, a spendere belle parole forse, o abbastanza per descrivere la bella stagione che è stata e la crescita di questa società, perché è una bellissima società che in questi anni ha dato davvero tanto e sta continuando a dare tanto al campionato di Serie A 1, e quindi insomma dobbiamo essere soddisfatti lo stesso. Mio personale? Ma io purtroppo quest'anno ho avuto anche qualche piccolo acciacco e qualche infortunio che mi ha fatto fare qualche piccolo stop, però devo dire che sono molto contenta perché ho recuperato bene, molto bene, tutti gli infortuni che ho avuto, e quindi insomma dai, sono soddisfatta, è andato bene, siamo contenti, sono cresciuta anch'io con la società mi ha dato fiducia, Marco Bracci, idem con tutto lo staff, e quindi insomma siamo contenti. Adesso